Senti, ieri c'eri alla mia presentazione. Sì, sì. Certo. Io non credo che abbia fatto una grande presentazione, ero nervoso. No. È vero, no. È vero. Tu tra l'altro eri seduto vicino al presidente. Sì. E lui che impressione ha avuto, devo dire? Insomma. Ma ha detto qualche cosa di specifico? Ciao Star. No, no, dai, hai detto qualche cosa di specifico. Lo vuoi sapere? Sì. Mai più. Mai più, ha detto mai più, mai stai più. Scherzando? No, perché dovrei, cioè, so. Perché? Vabbè, magari vuol dire che non mi fanno fare più le presentazioni. Per l'orto, meglio così. Speriamo sia solo questo. Sì, ma mi licenziano per la presentazione. Guarda che il rischio ci sarebbe, eh? Addirittura. Ma tu sai qualche cosa? Lasciamo stare. No, su queste cose. Guarda, se sai qualcosa, lasciamo stare dimmi. E meglio non parlarne proprio. È un periodo particolare. No, guardiamolo. Almeno mi regolo di conseguenza. Lasciamo stare, veramente, anche perché non posso più parlare. Anche non più parlare. Se metti, e quando parliamo? Ne parliamo più tardi. Ma che più non tardi? C'è la galleria, non ne posso parlare. Però adesso entro in galleria, non la posso galleria. Parlare. Sì. Che c'entra? Vabbè, ci sentiamo dopo. Ok, un bacio e tante cose. Che ci sentiamo più tardi, ti richiamo. Ciao, un bacione, ciao. Ah, la presentazione? No, non c'è proprio. Perché ridi? Perché ridi? No, stavo pensando a un sogno che ho fatto stanotte, è incredibile. Te lo racconto? Sì. Praticamente ero una sorta di agente segreto, no? Stavo su un motoscafo e correvo su un fiume. Io portavo uno dei miei motoscafi, sai, lussuosi, quelli lunghi, tutti di legno. Un riva. E con me nel motoscafo ci stavano Megan Gale dietro, con una bambina che piangeva, l'abbracciava, diceva ti preoccupa sta bambina. E io li stavo portando in salvo da qualcosa, non qualcosa. Allora, mentre andavo, a un certo punto dall'alto arriva un elicottero nero. Sì. E si abbassa su di noi, io mentre guido vedo questo elicottero e da questo elicottero scende su una corda appeso uno di quei cavalieri, di quei... come si chiamano? Non sai come si chiamano? Quei guerrieri tutti vestiti... Un ninja, quelli tutti vestiti neri, con una spada in mano, no? Mi minaccio questa spada. Una sciabola. Allora io che faccio? Con una mano tengo la pilotina del motoscafo, con l'altra prendo la corda del ninja e lo strozzo con la corda. Come no? Sì, prendo la corda. Metti prima il pilota automatico e poi fai tutto questo. Se poi non lo struzzi con la corda, gli dai un pugno in faccia. Ma che ne sai? Scusa, il sogno l'ho fatto io. No, l'ho fatto io. L'hai fatto tu? Sì. 20 anni fa. Te l'ho raccontato. E tu lo hai copiato. 20 anni fa? Tu hai fatto. Ma io mai? Io l'ho segnato a Sarotto. E te l'ho raccontato 20 anni fa quando eravamo all'università. Ma quando mai? Sì, non mi ricordo proprio questo fatto. Lo so che infatti. L'ho sognato stanotte. Che stanotte? Questo l'hai sognato, l'ho sognato io 20 anni fa e te l'ho raccontato davvero che sta Megan Gale. Perché Megan Gale sta Megan Gale oggi e non ci sta magari Belen, per esempio? Dice, ma no. C'è, quello è l'inconscio che ma che inconscio? Questo è un sogno che io ho fatto, fuori... che ho raccontato 20 anni fa. Tu hai fatto un remake. Una schifezza, perché poi si può buona. E poi lo vai a raccontare. Mi chiedo la racconta in giro. Ma certo, è il mio sogno, vado a raccontare. È il mio sogno, tu racconti il sogno mio agli altri, magari la gente dice, oh, questo è proprio un buco, guarda che sogno che sa fa. E invece è mio il sogno, capito? Ma che cosa sua? Perché che ci guadagno col sogno tu? Che ci mi si il copyright? Non ci la metto il copyright. Ma ti dovrei pagare secondo te? Mo dammi 20 euro. Ma qua 20 euro? Dammi 20 euro. Non ti do niente. Dammi 20 euro. Non ti do niente. Perdi, dammi 20 euro. Non te li do. Non te li do. Dammi 20 euro. Dammi 20 euro. Non te li do. Ma come me ne dai? Ferdinando, dammi 20 euro. Che? Perché? Dobbiamo fare benzina. Ah, scusa. Me l'ha addormentato. Ho notato. Me l'ho addormentato, ho fatto un sogno incredibile. Ho sognato che ti raccontavo un sogno che avevo fatto io. No, però tu dici che questo sogno l'avevi fatto tu. Quindi dormivo io? No, io stavo dormendo. Nel sogno raccontavo un sogno a te e tu dicevi che questo sogno l'avevi fatto tu tanti anni fa. È una cosa che è? Ma che è la sveglia? La sveglia. Madonna, ma che ora è? Le 8:15. Oddio, no, le 7:30. Ferdinando, scusami, madonna mia, Ferdinando, scusa. E io sto dormendo ancora.
Abbi pazienza, dammi 10 minuti, un quarto d'ora, mi faccio una sciacquata velocemente e scendo, ok? Ferdi, scusami, io niente, sto dormendo, sto sognando, addirittura sto sognando. Ciao, scusami tanto. Ma chi è? Chi è? Ferdinando, quello vero. E io chi sono? Un incubo, Ferdinando, tu sei un incubo. Non lo sapevamo che non si poteva circolare. Non lo sapevamo, c'è il blocco. Vuole patente e libretto. La patente. Il libretto no, lascia stare. Se lo chiede. Il libretto, hai chiesto il libretto? Non ce l'ho. Non ce l'abbiamo il libretto, faccio la multa, quello che è. No, ha detto che c'è il sequestro della macchina, vuole il libretto, Ferdinando. La pigliava. Ferdinando, ma che fa la pigliare? Ma è fatica stamattina, dammi il libretto, Ferdinando. Non ce l'ho. Un attimo solo, Ma c'è che bello, è rubata. Ma che è rubata? E allora dammi il libretto, Ferdinando, per piacere. Un attimo. Lo prendo. Un attimo solo. Lo prendo io, prego. No, è a benzina. No, non è a gas, è a benzina. È a gas, è a gas. Sì, è a gas. Come a gas? È a gas. Ah, vabbè, possiamo andare? Grazie. Tutto a posto allora? Aspetta un momento. Grazie, arrivederci. Andiamo. Aspetta un momento. Andiamo che si fa tardi. GPL. GPL. Dal 2005. Sono 5 anni. Sì. La macchina a gas da 5 anni. Mi si rimpianto tempo fa, mi sono dimenticato di dirtelo. Però di prendere i soldi da me non ti sei mai dimenticato. Che c'entra? Quelli sono i soldi per dividere le spese della macchina. Dividere le spese della macchina a benzina. Ma questa con 25 euro fa 400 km, che dividevamo? Ne dividevi 400 km, 25 euro. Ferdinà, ma ti hai fatto un sacco di soldi con la me, chissà quanti soldi ti sei fatto. Ma boh, fa niente, non ci pensiamo. Si ho fatto, che sono 2600 euro. Lo sai pure, ti ho fatto pure il conto? Sì, bene o male, ma poi scusa, poi l'impianto l'ho pagato io. No, l'ho pagato io, Ferdinando, l'impianto a questo punto. Anzi, ti ho messo pure qualcosa di soldi in più. Vabbè, andiamo, non fa niente, lasciamo stare. Fatto. Non avveleniamo l'ambiente. No, l'ambiente no. Mi è brunasso a te. Un cianuro, triste, Ferdinando. Cianuro. Perché sei venuto di qua? No, ti preoccupavo. Cioè, hai sbagliato, però va bene così, perché la strada la conosco bene. Allora guidami tu, perché... Bene, troppo, fammi un attimo. Ah, sì, ok, ci sono, perfetto, facilissimo. Allora, fra poco, esatto, devi girare a destra. Ecco qua. Metti la freccia, ecco qua, devi andare a destra. Mo' a destra, vedi? Mo' qua. Qua. A destra, ok. Quindi devi girare a destra. Ah no, scusa, mi sono distratto. Vabbè, fa niente, qua, adesso ci sta un'altra uscita. Ah, vedi? Ecco, ritorna indietro, perfetto, ci sta inversione di marcia. Au. Ecco qua, vedi? La rotonda qua, vedi? Qua, gira qua, qua. Fettina. Che? La rotonda, cioè, devi girare. Prima, ma no. Scusa. Ma dritto dove si va? Ma dritto dove si va? Ma mi devo orientare un attimo, aspetta un attimo, dunque. Ma si dovrebbe essere un'area, ecco qua, l'area di servizio qua, ti accosti un attimo e guido io. Qua, vedi, qua, fermi qua, vedi, l'area di servizio qua, vedi, qua, l'area, fermi. Che? Nita, posso. Non fa benzina. Sì. Sai dove arriva sta strada? Dove arriva? A Parigi. A Parigi. A me a Parigi. E andiamo a Parigi, fermi. Andiamo a Parigi. Vabbè. Siamo in ufficio. Parigi, ho capito. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît, l'As Médienne. La circonvallazione esterior. Napoli, Italie. Pomillan d'Arc. Vengo a prenderti alle 7:30, non farmi aspettare. I'm